Benvenuti a tutti di nuovo, io sono Alice Barbieri, lavoro per Aliseo, che è l'agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, quindi una costola di Regione Liguria che si occupa appunto in particolare degli studenti e dell'orientamento e eh, siamo, sì. faccio parte del gruppo di lavoro che ha eh, lavorato operativamente all'organizzazione di questo evento. Collegati oggi qui con noi abbiamo i partner di questa iniziativa. Eh, abbiamo Irina Pavlova, che è lead of Communication di TikTok Italia, che ci parlerà poi della piattaforma. Nome okay. full professor che è un creator, che porta, porterà poi la sua esperienza su come eh, lui usa questa piattaforma e cosa trova chi lo segue. E Bianca Maria Cavallini, che è il consigliere segretario dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, che eh, porta appunto l'esperienza di. Dell'ordine e di questi professionisti proprio per come approcciarci al meglio alla rete e ai social. Per iniziare, come vi ho detto, abbiamo qualche domanda per voi, per cui io vi chiedo di andare eh, con il vostro cellulare, ora eh, comparirà tutto scritto e quindi sarà anche più facile eh, seguire. Ecco qui, dovete andare sul sito che è un po': dal, dal titolo però www.menti.com quindi www.menti.com e vi comparirà un rettangolo e su quel rettangolo dovete inserire il codice 96179108 ve lo eh, ripeto vi è stato anche scritto un chat per aiutarvi sito www.menti.com codice 96 179108 È una domanda in cui potete selezionare più di una risposta. E vi chiediamo di selezionare tutte le risposte in cui voi vi ritrovate, quindi che sono vere per voi. Tuo figlio ha TikTok? Hai avuto modo di parlare della piattaforma con tuo figlio? Hai avuto modo di utilizzare la piattaforma assieme a tuo figlio? Oppure nessuna di queste? Avete già risposto in più di 100, abbiamo svariate risposte. Allora, si muovono velocemente, però abbiamo già qualche scenario eh, delineato. Diciamo che tanti di voi che siete collegati hanno avuto modo di parlare della piattaforma con suo figlio. Pochi. Hanno utilizzato invece questa piattaforma assieme al proprio figlio e eh, c'è una buona metà che è eh, qui collegato ma eh, il cui figlio o figlia non ha magari ancora TikTok e quindi eh, diciamo ci approcciamo a uno strumento che magari per voi è ancora più nuovo. Sono questi, queste informazioni ci fanno riflettere ma soprattutto sono utili a, a Bianca per... Eh, sapere quali messaggi darvi poi al meglio dopo. Direi che le risposte continuano ad arrivare, la, il posizionamento resta simile, quindi molto pochi hanno utilizzato la piattaforma assieme ai figli, mentre più della metà hanno avuto modo di parlarne. Poi abbiamo chi tendenzialmente il figlio non ha TikTok e quindi non l'ha usato e, quindi, e non ne ha parlato. Andiamo avanti. Questa è una domanda aperta e chiaramente ci rivolgiamo a chi ha il figlio che ha TikTok per chiedervi che cosa pubblica vostro figlio. Una o due parole chiave che a voi vengono in mente per dire che cosa pubblica, che cosa mostra. Allora, la maggioranza che eh, individuiamo perché è la parola scritta più grande al centro ha il figlio che non pubblica nulla, quindi è presente sulla piattaforma ma non in modo eh, attivo, non eh, pubblica. Dopodiché abbiamo una... detto in modo diverso perché chiaramente se usate parole diverse... Eh, non, viene, non riconosce il, che viene data la stessa risposta. Comunque abbiamo balletti, brevi balletti, balli, video, brevi video. E ora si è un po' rimpicciolita. Però all'inizio era abbastanza mh, grande anche la parola a se stessa, a se stesso. Quindi, cosa pubblica? Parla di lui o lei eh, che sia. C'è chi dice che segue persone, quindi che cosa pubblica di nuovo poco, più che altro eh, segue. Voi continuate a scrivere, quindi giustamente si muove un po'. Ehm. E poi abbiamo persone che pubblicano cose, quindi abbiamo prodotti di bellezza, vestiti, eh, animali domestici, amici, immagini inerenti, brevi coreografie. Quindi commenti su attori, disegni, abbiamo una parte creativa, il ballo sicuramente e i brevi video in generale sono quelli che avete detto più volte e poi abbiamo qualche esempio come appunto disegni e foto di se stessi e di cose che ci sono care. Andiamo avanti? Questa era la domanda che cosa pubblica, la domanda eh, successiva è che cosa guarda tuo figlio sulla piattaforma, quindi invece cosa riceve. E il, la piattaforma la vedete scritta qua, è eh, www.menti.com e il codice è sempre questo numero che è in alto a destra, 96179108. Cosa guarda? Abbiamo video, balletti, trucco video sugli animali, video sui gatti, personaggi famosi, anime, video comici, attori, balletti e influencer, video challenge, video musicali, video tematici, video su videogiochi. Anche qui abbiamo una varietà. Proseguiamo Domanda aperta, quando hai sentito parlare di TikTok? Quindi chi, quando, il vostro incontro con TikTok? Allora, la maggioranza di voi ha sentito parlare di TikTok dal proprio figlio o figlia? C'è eh, chi eh, e qui si svela come insegnante ne ha sentito parlare dagli alunni, c'è chi ne ha sentito parlare da altri social, dalla TV e in generale, per tutti è una conoscenza eh, abbastanza recente, nel senso che chi ha scritto eh, quando ne ha sentito parlare, sono esperienze recenti: parlate di uno o due anni fa, pochi mesi fa. C'è qualcuno qua che suppongo si faccia, faccia riferimento a. Momenti invece precedenti perché quando si chiamava Musicali, e a ginnastica su Facebook, quando mio figlio mi ha chiesto di poterlo usare, questa è una risposta eh, interessante: da mio figlio e dai suoi amici, e quindi amici, alunni, nipoti, quindi abbiamo generalmente, qualcuno di voi l'ha saputo da altri media. Avete citato giornali, social e televisione, ma la risposta più gettonata è dai miei alunni, dai miei figli, dai miei nipoti, da ragazzi, ragazzini. Grazie, andiamo avanti ancora con le ultime domande. Che cosa vorresti portarti a casa da questo incontro? Siete tanti oggi a esservi collegati a partecipare a questo incontro, quindi abbiamo capito che eh, abbiamo probabilmente intercettato un bisogno. Ci piacerebbe sapere da voi che cosa vorreste portarvi a casa: informazioni, capire perché attrae così tanti giovani, capire le potenzialità e i pericoli consigli su come utilizzarlo, consigli su come parlarne con i ragazzi, chiarezza, consapevolezza. Quindi sì, abbiamo varie risposte sulla sicurezza perché consigli su come proteggere, capire come fare, capire come usarlo in modo educativo a scuola, cercare di portarmi a casa un atteggiamento ottimista e positivo e meno, diciamo, timoroso, tutela, informazioni, conoscenza, consapevolezza. Sapere come guidare e educare mio figlio a un uso consapevole, vigilare senza invadere. Sappiate che state dicendo un sacco di parole che rendono felicissima Bianca. <ride> Consapevolezza, informazioni utili, prevenzione dei rischi, come controllare le visualizzazioni. Conoscenza dello strumento, idee più chiare, non voglio demonizzare a priori il social. Una maggiore conoscenza su questa piattaforma e sui rischi. Allora, vi possiamo dire che ci aspettiamo di aver preparato un programma che eh, risponda a queste vostre domande. Quindi, poi chiaramente ve lo diciamo, eh, il tempo che abbiamo a disposizione è limitato, quindi non potremo affrontare tutto lo scibile possibile e immaginabile. Però eh, il programma dovrebbe rispondere a queste aspettative e vi anticipiamo che eh, cercheremo, qualora eh, abbiate tantissime domande e non tutte riescano ad avere una risposta in questo evento, di fornirvi degli strumenti di approfondimento per diciamo, completare anche in un successivo momento eventuali dubbi, domande che dovessero restare eh, aperti. tanto scorrono le vostre risposte quindi riuscite anche a leggerle ok a questo punto mentre aspettiamo che ehm, ci raggiungano per i saluti direi che possiamo passare al successivo intervento quindi io Passo la parola a Bianca Maria Cavallini, che ha il compito di delineare eh, lo scenario diciamo, su cui poi ci muoveremo, cominciando a farci riflettere su in che modo i, nostri figli, i vostri figli e i vostri alunni utilizzano TikTok. Risponderemo alla domanda che è comparsa più volte, perché la usano e cosa li attrae. Parleremo di approccio positivo e non proibizionista e anche come i social possono essere un'occasione di dialogo tra noi e i ragazzi. Quindi eh, grazie. Ah, però visto che si è collegato il direttore Acerra, mentre leggevo la scaletta, quindi mi interrompo subito. E buona buonasera, e, direttore Acerra ci sta sentendo direi? Perfetto, non so se ha il microfono sì, spento. Sì, sì. Ecco, non so se. Sì, sì, la sentiamo, perfetto, quindi le passo subito la parola per un saluto di avvio. Ma giusto un saluto perché, insomma, il, la tematica è così diciamo, interessante. Anche devo dire la verità, per me è abbastanza nuova perché io cerco, non sono nativo digitale, quindi cerco un po' di tenermi aggiornato. Eh, solo per dire che eh, l'Ufficio Scolastico Regionale è, eh, dire, eh, partecipa con, con, eh, con molto interesse e, e, al, a iniziative di questo genere, perché poi in un momento come questi fare sistema con tutti eh, i soggetti, con tutte le forze che possono dare un contributo al mondo della scuola è importantissimo. Rischio di dire banalità, eh, però mh, ogni tanto qualche, qualche banalità è anche bene ricordarcela. E allora e in questo momento noi abbiamo proprio bisogno dei genitori, abbiamo bisogno dei genitori come sistema, abbiamo bisogno dei genitori come eh, educatori, abbiamo bisogno dei genitori in tutti i sensi, insomma, e avere eh, la possibilità di eh, confrontarci e confrontarsi con voi su queste eh, diciamo, su questi strumenti, su queste piattaforme, su, su, su tutto quello che può essere una, una partecipazione virtuosa alla, alla, alla vita della scuola, insomma, è una cosa fondamentale perché noi in passato abbiamo fatto tante esperienze positive, ma anche qualche esperienza negativa, insomma, di uso del, eh, del, di questi strumenti. Quindi, eh, Ringraziamenti, gli auguri e l'auspicio che queste iniziative possano portare sempre a una maggiore collaborazione. E buon lavoro a tutti! Grazie, molte grazie, grazie, grazie da parte nostra perché ci aiutate sempre a organizzare queste iniziative: sia con un importante supporto in termini di idee, di progettualità, e poi perché ci aiutate ad arrivare a tutte le scuole. È davvero, una collaborazione un che apprezziamo tantissimo. Quindi, grazie tantissimo anche da parte nostra. Bene, grazie. E torniamo quindi con l'intervento di Bianca. Ho già detto che cosa ci aspettiamo da lei, quindi le passo direttamente la parola. Vi ricordiamo che se avete eventuali domande, la sezione Q&A è a vostra disposizione, potete scriverci. Grazie Alice. Buonasera a tutte e a tutti. Eh, sono rappresento stasera... L'Ordine delle Psicologhe e dei Psicologi della Liguria e vi porto quindi i saluti anche della nostra Presidente Mara Donatella Fiaschi. E siamo, siamo molto, diciamo come ordine, io in particolare occupandomi poi di, di psicologia digitale sono molto contenta di essere qua stasera, di aver ricevuto l'invito di, di Aliseo della Regione. E non è la prima volta che collaboriamo a, a iniziative per le famiglie, in un momento peraltro così particolare e complesso come quello attuale credo che sia particolarmente doveroso farlo. E, quello che, che voglio portarvi io un po' è uno sguardo appunto psicologico, se vogliamo, anche sul mondo digitale. Eh, Alice aveva ragione prima quando diceva che probabilmente molte delle parole che erano, stavano emergendo dalle vostre risposte mi, mi, mi avrebbero riempita di, di gioia perché in effetti mi ritrovavo molto nelle vostre risposte e ci sono stati anche parec parecchi spunti che vorrei riprendere per andare un po' a parlarvi del che cosa trovano i... I bambini, i ragazzi, le bambine e le ragazze in, in TikTok e in generale comunque in tutti quei social che, che stanno abitando sempre di più. Um, per farlo, prendo un po' una, um, alcune, appunto, alcune cose che voi avete detto, nel senso che um, mi sembra che sia trasversale il bisogno di capire di più quel mondo. Um, il mondo digitale, è un mondo che da persone adulte, quindi che chiamo, io chiamo affettuosamente analogiche, quindi da persone analogiche tante volte eh, appare eh, un po' eh, strano, nebuloso, anche pericoloso tante volte perché magari lo si conosce poco e, e la necessità quindi qui è quella soprattutto di scoprire il mondo in cui abitano i vostri figli e le vostre figlie eh, qualcuno di voi vedevo che rispondeva alla domanda che cosa guarda mio figlio o mia figlia eh, a non lo so Um, ecco, quel non lo so vedremo che in realtà è da un po' sconfiggere perché in realtà è fondamentale sapere che cosa guardano e che cosa fanno i, i vostri figli e le vostre figlie online e questo ve lo spiego un po' raccontandovi un, un qualcosa su cui io uh, credo molto e cerco sempre di, di portare nei webinar con i genitori anche se non è un argomento semplice perché di solito non, non incontra uh, troppo la... Diciamo i, i, chi partecipa, nel senso che è un concetto un po' difficile da digerire, ed è il fatto che il mondo digitale e il mondo analogico siano oggi parte della stessa realtà. Noi non possiamo più pensare che analogico e digitale siano qualcosa di separato, di diverso. Questo credo che l'ultimo anno, quindi diciamo un po' questa situazione pandemica, l'abbia abbastanza messo in luce per tutti e tutte, pensando soprattutto a chi magari sta lavorando ancora da remoto o ha lavorato molto da remoto. Però in realtà questo è ancora più vero se, parliamo, eh, se pensiamo ai nativi digitali e quindi appunto ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che sono nati e nate nel con i piedi no? e la testa forse anche nel, nel digitale. Non possiamo pensare che mondo digitale e il mondo analogico siano differenti, siano separati, perché sennò rischiamo di andare a chiamare il mondo analogico realtà e il mondo digitale mondo virtuale. Questo si sente spessissimo, no? questa, un po' questa dicotomia, che però parte dal presupposto che quello che è virtuale è finto, non è, non è reale. Questo è pericolosissimo, perché eh, per due ragioni. La prima perché noi facendo così rischiamo di bollare come finto, come non vero, un, un, enorme, un, un, diciamo un mondo nel quale i, i ragazzi e le ragazze, i bambini e i bambini vivono per una percentuale altissima del loro tempo. E quindi poi, quindi secondo il secondo problema diventa che a quel punto se noi come adulti riteniamo quel loro mondo finto, virtuale, eh, molto difficilmente riusciremo ad essere dei, dei soggetti autorevoli in, in materia di digitale. Mol, molto difficilmente poi a quel punto i bambini, e le ragazze, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze verranno da noi a chiederci una mano, a chiederci supporto nel momento in cui avranno difficoltà nell'online. Quindi in qualche modo noi dobbiamo partire da questo presupposto. Eh, il mondo eh, virtuale non è virtuale, è digitale. Eh, il mondo reale non è reale è analogico. La realtà è una ed è fatta tanto di analogico quanto di digitale, che si mescolano, e questo è fondamentale anche proprio per educare al digitale i più piccoli e le più piccole. Perché. Eh, se, ehm, se, noi, se noi per primi o per prime sottovalutiamo il digitale pensando che ah, intanto quello che succede lì è finto, ah, intanto l'amico o l'amica che ti sei fatta sul videogioco o su TikTok o su Instagram non è una vera amica, non è un vero amico, se diciamo, portiamo avanti questo atteggiamento rischiamo poi davvero di eh, essere i primi e le prime a sminuire poi quel mondo lì e quindi anche le conseguenze poi di quel mondo e a livello anche di protezione no, dai rischi, che il digitale può avere, questo di certo non favorisce. Quindi questo è un po' il primo concetto che volevo portarvi stasera, che per me è veramente un po' l'ABC di qualsiasi discorso che si possa fare sul digitale oggi, nel 2021. Eh, ma non solo il 2021, è da qualche anno che in realtà secondo me è ormai così. Eh, detto questo, qui poi diciamo che eh, a quel punto sub subentra il fatto che se, appunto, diamo per scontato, e quindi prendiamo per vero il fatto che il mondo analogico e il mondo digitale siano parte della stessa realtà, questa realtà bisogna conoscerla, perché se stiamo crescendo nativi digitali noi dobbiamo conoscere il loro mondo. Quindi quando dicevo prima quel non so va eliminato, va eliminato perché come volete sapere dove va vostro figlio o vostra figlia al pomeriggio se esce di casa, così è necessario sapere cosa fa vostro figlio o vostra figlia al pomeriggio se sta, tutto il giorno su, se sta tutto il pomeriggio sul divano con in mano lo smartphone. La, la percezione di pericolo è, è diversa perché li abbiamo lì, quindi ci sembra che okay, sia tutto sotto controllo, ma in realtà loro stanno navigando in un mondo e stanno visitando dei luoghi. Stanno visitando dei luoghi che sono come la piazza, il campetto da calcio, il parco, i portici, la strada per dello shopping cittadina e così via. E quindi ecco, questa metafora no, analogico-digitale può aiutare anche in questo. Dobbiamo quindi ricordarci che sono luoghi che loro visitano e quindi noi dobbiamo sapere dove vanno, cosa fanno. Quindi è importantissimo chiedere loro come è andata la giornata online, cosa hanno fatto, cosa guardano, interessarsi. Anche perché scoprirete, chi, chi di voi già lo fa, lo sa bene, che nel momento in cui voi chiedete ai vostri figli e alle vostre figlie: eh, Ma cosa hai fatto oggi online? Cosa hai visto? Eh, a che videogioco hai giocato? Ma raccontami di Fortnite? Ma raccontami di TikTok? Ma raccontami di Instagram, eccetera. Sono, loro diciamo aprono un libro tante volte poi io sono un flusso incontenibile io questo l'ho sperimentato tante volte anche quando lo consiglio ai genitori poi i genitori tornano da me e mi dicono ma davvero in effetti mio figlio non mi racconta mai niente gli ho chiesto un qualcosa legato al digitale e ha tenuto banco per due ore eh, quindi questo ovviamente voi avete i maggiori esperti, le maggiori esperte di TikTok a casa eh, che sono i vostri figli e le vostre figlie e quindi qualsiasi dubbio chiedete loro perché loro sono nativi digitali e quindi naturalmente, intuitivamente conoscono quel mondo e sono in qualche modo un po' gli accompagnatori che potete avere nel, un po' nel viaggio alla scoperta del, mondo, del loro mondo digitale. Ovviamente voi portate l'occhio da adulti, portate l'occhio da adulti che è l'occhio che è vigile, anche, guardiano, che però è un occhio che è abituato all'analogico. Quindi in qualche modo è sempre utile anche partire da questo, cioè da non giudicare a prescindere, ma aprirsi alla comprensione. Eh, è necessario quindi eh, comprendere, fermare il giudizio, il giudizio è nemico della comprensione, e quindi riuscire a comprendere anche e chiedersi il perché di determinati comportamenti. Ma perché mio figlio o mia figlia è proprio su TikTok che non è su un altro social? Ma perché guarda, è così appassionato, appassionato di video in cui ba si balla e, e, più, e non è magari appassionato, o appassionata di che ne so, disegno? Um, cioè, chiedersi il perché no, dei comportamenti, non fermarsi ai comportamenti, ma chiedersi il perché di quei comportamenti è fondamentale. E in questo, uh, venendo un po' più a TikTok, se noi vogliamo fare questa analisi, no, visto che oggi stiamo a parlare di TikTok, TikTok, parlando di TikTok, possiamo chiederci: ok, ma perché gli adolescenti, le adolescenti oggi e i preadolescenti anche, eh, trovano tutto questo interesse no, in questa applicazione? Allora, ci sono varie ragioni. Ve ne porto alcune, eh, volendo poi l'elenco sarebbe anche più lungo, ma vi porto quelle che a mio parere, nella mia anche eh, esperienza professionale, sono un po' le più, in qualche modo, quelle più, più diffuse. Allora, intanto, e non è banale per niente, è uno spazio loro. Se dal, partiamo dal presupposto che appunto eh, i luoghi digitali siano comunque luoghi, è un po' come ritrovarsi, come ieri ci ritrovavamo al campetto di calcio al parco sotto i portici dove i genitori non erano ammessi. È un po' la stessa cosa. Questo poi non vuol dire che TikTok non si possa usare con i propri figli e le proprie figlie, anzi eh, il consiglio è proprio farlo, interessarsi, eh, prestarsi anche a qualche video divertente, a qualche parodia con loro. Però dobbiamo comunque partire dal presupposto che loro in quel momento sono con i loro coetanei in uno spazio che è stato in qualche, in qualche modo a delle regole precise, che dobbiamo conoscere. Um, ma che è anche comunque uno spazio sociale, è una sorta di piazza poi alla fine, come qualsiasi altro social network. Quindi un po' questo è sicuramente dello spazio. Uh, Facebook, ormai è il social network dei vecchi, no? uh, Si dice tanto um, una volta un ragazzino mi ha detto: Ah, io non sono su Facebook perché è un po' la cena con i parenti. Um, L'idea è un po' quella: adesso oggi i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di spazi loro, i TikTok in questo momento ha uno spazio per loro che difendono a spada tratta anche tante volte, perché poi magari non vogliono che i genitori ci entrino. Quindi questo è un po' un motivo. Poi sicuramente c'è il mezzo video. I nativi digitali sono la generazione per, per eccellenza che, ha, diciamo, um, a, a, che ama i video e che si esprime attraverso i video. Quindi siamo oltre l'immagine. Siamo proprio in un'ottica anche in qualche modo di performance, perché poi il video è sempre comunque una performance, anche nel momento in cui magari non è un balletto. Uh, poi c'è sicuramente il, il discorso del corpo, dell'esibizione. Uh, io su TikTok porto il mio corpo, la mia espressione, porto me stessa, diceva qualcuno di voi, all'interno del, delle domande che, che, vi, che vi abbiamo posto all'inizio. Sì, po portano, è un mezzo per esprimersi. E qui ci sarebbe tutto un tema che ora non abbiamo il tempo di affrontare, che è quello dell'autenticità. Nel senso che i social tante volte sono una maschera, ma tante volte permettono in realtà un'autenticità che altri strumenti e che il mondo analogico non permette. Um, un altro aspetto su cui poi, a mio parere, ma qua poi sentiremo anche appunto la voce, la voce di Rina come, come TikTok, è quello che sicuramente TikTok ha, una, ha un fascino per i più giovani, ma non solo, per tutto un discorso di challenge, di tormentoni, di quelli che vengono chiamati meme. Um, si gioca molto su quello e quindi eh, si crea tutta questa dinamica delle challenge, delle sfide che comunque, soprattutto se ci proviamo a mettere nei panni di eh, di ragazzini e ragazzine è ovviamente eh, coinvolge invoglia e diverte. Eh, essere su TikTok è un modo per far parte di Risponde anche a un bisogno di appartenenza, di sentirsi parte di qualcosa. Se tutte le mie compagne di classe fanno i video su TikTok, è ovvio che io vorrò fare i video su TikTok, perché sto vivendo un'età della mia vita, una, magari sono in preadolescenza, durante l'adolescenza, in cui per me è fondamentale sentirmi parte di qualcosa, sentirmi parte di un gruppo, differenziarmi, prendere le distanze anche dalla mia famiglia e esprimere me stessa o me stesso. E poi è anche un mezzo molto veloce, molto creativo, tante volte non ci si pensa, no? ma eh, adesso a, l, 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 chi verrà dopo di me vi parlerà anche dell'uso positivo che ci può essere attraverso TikTok. Io credo che la creatività sia una eh, delle principali, eh, diciamo, anche competenze, perché la reputo una competenza allenabile attraverso TikTok. E creatività non la intendo solo come estro creativo, ma proprio come anche ingegno in qualche modo. Eh, io sono, oh, mi occupo di psicologia digitale e sono anche psicologa del lavoro, quindi lavoro anche nelle aziende. La creatività è una competenza trasversale richiestissima in questo momento, ad esempio, proprio come ingegno, come capacità di pensare fuori dagli schemi e così via. I social, TikTok in particolare, ma anche altri strumenti, permettono di allenarla e di metterla in campo. Ci sono poi tutta una serie di competenze che bisogna avere. Io ci ho provato a fare un video su TikTok, è stato un disastro, eh, veramente un disastro. Per cui poi mi sono proprio, perché mi, mi cimento sempre in queste cose, per capire meglio gli strumenti. Provateci anche voi, vi renderete conto che non è semplice per niente riuscire ad andare a tempo con tutte le mosse, la musica oppure il parlato se si sta facendo del doppiaggio. Quindi ecco, non è assolutamente, non dobbiamo fermarci al... All'etichetta, non dobbiamo fermarci al nome, che sia un social, che sia una persona o quant'altro. È fondamentale eh, comprendere poi quello che è lo strumento in questo caso e quindi anche avere un occhio un po' antropologico, mi verrebbe da dire, nel senso che gli antropologi sono quelli che osservano, che studiano una popolazione, ma che la, la guardano nel loro habitat e non, non la confrontano, dicendo migliore o peggiore di noi, è più avanzata e meno avanzata. Semplicemente osservano, registrano quello che succede, quello che vedono, gli usi e costumi, la cultura, il sistema di valori. Ecco, i nativi digitali per me sono un po', eh, a me piace vederli un po' così, nel senso come una, una popolazione tante volte un po' altra, qualcuno dice una nuova specie provocatoriamente, che, che va osservata, va prima ancora di, di poterla capire, va osservata. Se noi eh, diamo un giudizio il, giudizio, il giudizio ci sospende sia l'osservazione e quindi poi ancora di più la comprensione. Quindi fondamentale conoscere, scoprire, chiedere ai vostri figli e alle vostre figlie, capire il perché, interrogarvi sul perché dei loro comportamenti. E poi, come vi dicevo, anche usare insieme questi, questi, questi mezzi, questi social, perché rendere mh, il digitale un'esperienza condivisa in famiglia è fondamentale. Proprio per dare anche il giusto peso a quello che il digitale eh, è nella vita dei nativi digitali e delle native digitali. Detto questo, concludo con un'ultima riflessione su quello che è un po' l'annosa questione del controllo versus relazione. Nel senso che spessissimo la domanda, lì ce lo sa anche nei webinar che abbiamo tenuto insieme, la domanda arriva sempre: no? ma quindi devo controllare? Non devo controllare? Devo iscrivermi anch'io a TikTok? Non devo farlo? Come mi regolo? Allora, qua io faccio sempre una metafora, mm, se, se qualcuno ci segue ma, già, se, ma mi ha già sentito in altri webinar per i genitori lo sa, faccio sempre una metafora che è lo sport, nel senso che se vostro figlio o vostra figlia si iscrive a basket, a pallavolo, danza che sia, nessuno di voi, eh, a nessuno di voi viene in mente di iscriversi a basket, pallavolo o danza che sia. Nel senso che voi magari qualcuno sì, nel senso, le, ovviamente i casi particolari ci sono, ma tendenzialmente eh, se mh, i vostri figli o le vostre figlie si iscrivono a uno sport, voi non vi iscrivete a quello sport. Um, però allo stesso tempo questo non vi vieta di essere loro vicini, quindi questo non vi vieta di chiedere loro come è andato l'allenamento, se si sono divertiti, quando avranno la partita e di magari andare insieme a comprare la divisa e così via. Cioè, riuscite ad essere partecipi della loro vita sportiva anche se non, andate, non praticate quello sport. Con i social è un po' lo stesso. Non dovete necessariamente iscriversi vi, su TikTok per essere vicini e vicine ai vostri figli e alle vostre figlie nella loro educazione digitale. Potete farlo, diciamo, anche stando un po' sulle, nelle retrovie, ma essere comunque presenti. E, quindi. Questa metafora significa un po' questo, nel senso che è fondamentale costruire una relazione di fiducia. Poi, certo, ehm, Irina ce lo spiegherà, ci sono sicuramente delle, delle, dei, delle informazioni, delle considerazioni da fare anche rispetto all'età, anche rispetto a quelle che le, sono le opzioni di, che TikTok dà in tal senso. Quindi, sicuramente un controllo quando eh, i ragazzi e le ragazze sono più, un po' più piccoli e piccole ci serve, ma ehm, il controllo dovrebbe sempre lasciare spazio poi alla relazione. E um, noi tendenzialmente controlliamo quando non conosciamo, quando abbiamo, dobbiamo gestire l'ansia di non sapere e quindi l'invito è conoscere per riuscire poi anche a ridurre un po' quest'ansia che come adulti, come, soprattutto se si è genitori, si ha per poter poi andare davvero a creare una relazione di fiducia reciproca con i propri figli e le proprie figlie. Grazie Bianca. Io non vedo domande, quindi potremmo aver esaudito i dubbi. E comunque, grazie davvero. Io, come sempre ho trovato il vostro intervento estremamente arricchente, grazie ancora per aver accolto questo nostro invito e aver contribuito ancora una volta a organizzare un evento. Direi che grazie a voi. possiamo eh, passare. Abbiamo una domanda in fase di scrittura, ma intanto io introduco il prossimo relatore e poi vediamo che, che cosa ci scrivono. E allora, il prossimo relatore è... Irina Pavlova, Head of Communication di TikTok Italia, che ha il compito di presentare la piattaforma perché abbiamo visto che non tutte le persone che sono collegate la conoscono o hanno eh, diciamo figli, nipoti, qualcuno che la usa a portata di mano. Quindi sicuramente dobbiamo presentare la piattaforma e poi eh, anche visto l'obiettivo di questo incontro. Delle informazioni e delle modalità per un uso eh, sicuro di questa, di questa app. Grazie, grazie a voi tantissimo. Grazie Bianca, grazie Alice e a tutto, a tutto il team in realtà, perché uh, sono positivamente uh, colpita e, so e sorpresa nel senso nel senso positivo davvero, perché vedere tutta questa accoglienza, la voglia di conoscere, la voglia di sapere e anche vedere così tanti numerosi genitori che si sono uniti eh, stasera per mh, conoscere un pochino di più questa, questa piattaforma di cui tutti parlano, ma magari non tutti conoscono effettivamente mh, bene. Uh, questo è un, un bellissimo inizio del viaggio uh, e quindi adesso, visto che TikTok uh, è fatta di, di video principalmente, ma anche di immagini, mi aiuterò, aiuterò in, diciamo, in questa mia... Uh, in questo mio intervento con la presentazione, che okay, adesso provo a condividere. Uh, perfetto, e faccio, uh, faccio un pochino anche il. Eccoci qua. Allora, uh, allora uh, la, il tema della presentazione, in realtà, è insieme alla scoperta di TikTok, così come anche il tema di, del nostro incontro di, uh, di, di stasera. Uh, probabilmente qualcuno già conosce perché ho visto da, dalle risposte uh, una percentuale importante di genitori che conoscono la piattaforma, magari da, uh, dai propri figli, grazie ai propri figli. Comunque faccio un po' un riepilogo per tutti quanti. Che cos'è TikTok? È una piattaforma innanzitutto per la creazione. Produzione e condivisione di, di video brevi. I video sono tipicamente da 15 a 60 secondi, eh, direttamente da, da dispositivi mobili, quindi dalle smartphone, ed è destinata agli utenti dai 13 anni in su. Quindi, diciamo, il primo, eh, il primo mito da sfatare non è un'app per i bambini. Quindi, eh, l'età minima per accedere alla, alla, alla piattaforma, sono i 13 anni. Ci sono tre elementi che caratterizzano la piattaforma di cui ha parlato anche già Bianca eh, in abbondanza, eh, di cui due di questi elementi in realtà è la missione di TikTok: ispirare creatività e portare allegria. Sono due pilastri, tutto quello che stiamo facendo, stiamo facendo in questa direzione, a cui si aggiunge anche l'elemento della condivisione della conoscenza, perché ultimamente, non ultimamente, in realtà dall'inizio dell'anno scorso, più o meno, l'app è stata usata moltissimo per anche per condividere i talenti e le pillole di, di, di conoscenza. Ci sono alcuni, eh, alcuni elementi, diciamo, eh, in pillole, eh, che cos'è l'app? Cosa vorrei che eh, voi portaste a casa oggi? Eh, abbiamo già detto video brevi, e il, diciamo, il linguaggio della piattaforma, eh, ma poi anche l'aspetto di. Creazione e co-creazione è qualcosa che contraddistingue la piattaforma perché la maggior parte delle persone non si ferma soltanto a guardare i video ma mh, si ferma anche per creare un video proprio magari ispirato dalla creatività degli altri. In questo TikTok ha meno di tre anni di vita, eh, anche un altro aspetto importante da sottolineare. Siamo veramente una piattaforma molto giovane, ma in questo periodo siamo diventati veramente un luogo per l'espressione eh, creativa, eh, grazie a tantissimi strumenti di video editing, di filtri, la musica come la colonna portante della, della piattaforma. In modo scherzoso diciamo che noi abbiamo in qualche modo stimolato o insegnato le persone a diventare videomaker direttamente con il proprio cellulare. Il contenuto è al primo posto del, di TikTok, non sono le connessioni, quindi molti ci chiamano social network. Non è proprio una definizione esatta, perché mh, social network, al centro di social network sono le connessioni, ovvero le persone che io seguo. Mentre su TikTok sono i contenuti eh, che regnano da, uh, da padrone, sono i contenuti che diventano uh, virali, popolari, uh, e in un secondo momento poi i creator che le uh, creano. L'autenticità uh, è un elemento che è molto, uh, molto tipico di TikTok. Nel senso spesso quando parliamo anche con i creator, come Edmond ci racconterà dopo uh, nel suo intervento, uh, parlano di TikTok come un, un luogo uh, dove, uh, dove autentici autenticità viene. Sempre premiata, più sei autentico, più ti prendi meno sul serio, più hai eh, il successo su, su TikTok. In questo periodo, eh, tantissimi di voi hanno già eh, scritto eh, che i propri figli guardano eh, i balletti, eh, le, le canzoni, i disegni. Eh, stavo eh, appurando stavo alcune cose, però è interessante notare che in questi tre anni abbiamo avuto anche un evoluzione, quindi attualmente, oltre ai balletti che tutti di voi conoscono, ci sono eh, tanti contenuti di qualsiasi tipo: eh, da animali ai tutorial, alle ricette, eh, perché è diventata veramente eh, una nuova modalità di intrattenimento, come se fosse una nuova tv eh, per, eh, per tutti quanti, eh, dove tra l'altro appunto la produzione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento sta perdendo molto piede e non soltanto giovani, teenager, uh, millennial um, che mh, adesso popolano la piattaforma, spesso vediamo adesso i genitori, ma anche i nonni che affiancano uh, i propri nipoti negli sketch comici o anche nei, nei contenuti che creano insieme, creando in questo modo un ponte tra generazioni, tra le culture, eh, ed è molto bello molto affascinante vedere questo, questo ponte digitale. Um, ma eh, visto che eh, non posso eh, portarvi all'interno di TikTok, vi ho portato due minuti uno spezzone di diversi video che ho messo insieme. Proprio per farvi capire cos'è TikTok adesso, se magari non l'avete installato ancora sul vostro iPhone o il vostro smartphone e non lo non conoscete, così potete eh, avere un'idea. Due minuti di, di video, spero che sentiate l'audio. Per tutte le volte che chiamami ancora amore. Mele, mele. Le facciamo super sottili. Uova. Adesso il Covid contagia più i minori di 20 anni che gli adulti e gli anziani, lo dicono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. L'avresti mai detto che dentro alla pancia del cavallo che sta sull'altare della patria a Roma ci stanno 24 persone? Guarda qua la foto. Fu scattata nel 1911 durante l'inaugurazione del cavallo di bronzo e i secondi sono proprio in 24. faccio qualcosa di bello, mia madre, la vedi quella, è mia figlia, è anche mia figlia, è nostra figlia, no no mia figlia quella, beh qualcosa di mio c'è, è mia, quando faccio qualcosa di sbagliato, guarda tu fia. a mia a tua allora, il glossario di TikTok, alcuni termini più importanti, eh, diciamo così le grammatiche di TikTok, visto che siamo in questo webinar eh, dove vogliamo imparare qualcosa. Innanzitutto, quando voi aprite TikTok, voi andate su una sezione che si chiama Per te, eh, ovvero eh, un flusso di video continuo che eh, viene proposto. Eh, dove, mano a mano che voi interagite con questi video, eh, il sistema studia le vostre preferenze e vi propone i, gusti, eh, i video più eh, in corso con i vostri gusti. Ecco perché, per esempio, il feed mio sarà diverso da quello di Alice o di quello di, eh, di Bianca, perché magari a me piace di più guardare eh, i, mh, i, le recensioni sui video o le ricette rispetto a qualcuno a cui piacciono vedere gli animali su TikTok. Ed è la bellezza proprio questa, la scoperta. Eh, abbiamo spesso sentito parlare eh, di, di, di questo termine hashtag challenge. Che cos'è un hashtag challenge? È un trend in realtà, è un trend o una tendenza eh, attorno al quale le persone all'interno di TikTok Esprimono ognuno con la propria creatività. Ci sono tantissimi hashtag challenge, e come nascono? Alcuni nascono direttamente eh, da, dalle persone. Magari c'è un tema eh, che accomuna tutti quanti, per esempio, la DAD è stato tantissimo utilizzato, o io resto a casa, o il Sanremo 2021. Dove le persone si esprimono. Un altro esempio di un hashtag molto bello, eh, che eh, è diventato molto popolare nell'ultimo eh, nell periodo, impara con TikTok, che racchiude all'interno eh, tanti. Grazie per aver guardato video. Con, eh, con lo scopo diciamo più educativo di apprendimento, e ha superato quasi eh, ha superato 8 miliardi di visualizzazioni dall'anno scorso, a testimonianza quanto questo filone di contenuti educativi è in voga su TikTok. Eh, quindi, eh, sono le tendenze. Altri hashtag o altri trend nascono direttamente dal team editoriale di TikTok. Ecco, per esempio, Impara con TikTok, oppure Ti racconto l'Italia, hashtag che abbiamo lanciato settimana scorsa, eh, invitando le persone a raccontare gli angoli inedito. Delle, delle, delle proprie regioni e delle proprie località. Um, il duetto, un'altra funzionalità all'interno di TikTok, eh, TikTok, è un'app molto eh, partecipativa. Ci sono diversi modi di mh, partecipare e creare contenuti, tra cui, per esempio, quello del duetto. Quando io vedo magari un contenuto, un video prodotto da, da qualcuno, mi ispiro, voglio replicare, magari eh, o mh, nello stesso modo o aggiungendo qualcosa di mio. Purtroppo senza il suono non posso riprodurvi un altro video molto carino mh, di, del duetto che avevo preparato qua, mh, però mh, è semplicemente la, diciamo, la funzionalità che permette di interagire mh, in modo mh, artistico con, mh, con i contenuti degli altri. Poi ci sono tantissimi effetti speciali all'interno di TikTok. Eh, nel momento in cui uno vuole creare eh, i, i video. Eh, altri, eh, altre sezioni, alcuni elementi molto velocemente per voi, in modo tale che eh, conosciate la, le grammatiche di TikTok, la sezione scopri, dove le persone vanno e vedono quali sono le ultime tendenze in questo momento più in voga su, su TikTok, poi c'è la pagina di trend, effettivamente quando clicco per esempio sul banner vado a vedere quel trend in particolare su cui eh, si esprimono tantissimi, c'è la possibilità di creare un video, Uh, a fianco c'è la possibilità di, di ricevere eh, il bottone, come vedete, messaggi e notifiche, e poi c'è anche la pagina del, uh, del profilo. Um, altre. Un attimo che guardiamo avanti. Okay. Eh, abbiamo già parlato della diversità di, di contenuti attualmente, l'avete visto anche nel, nel video, eh, quindi da animale, apprendimento alle cause sociali, tantissimi giovani adesso si esprimono attraverso eh, video brevi eh, sostenendo le proprie cause, condividendo le cause a cui ci tengono particolarmente, cosa che mi affascina eh, particolarmente. E Ci sono tanti um, utenti e creator eh, di ogni età eh, e stili di vita, eh, ovvio all'inizio quando soltanto è soltanto nato TikTok come tutte le eh, innovazioni tecnologiche. C'erano principalmente i giovani eh, che avevano adottato eh, questa tecnologia. Adesso vediamo, come dicevamo, tutti, dai, dai genitori ai nonni, ai preti che mh, utilizzano il linguaggio di TikTok per dialogare con, con la community, scienziati, i musei, come il Museo de degli Uffizi che sta facendo dei bellissimi video eh, creativi e innovativi per avvicinare mh, i giovani eh, all'arte. E ovviamente eh, quando ci muoviamo in questa in questo ambiente per noi eh, promuovere un ambiente sicuro e positivo nell'app è la priorità assoluta di TikTok fin da quando è nata con un uh, focus particolare su uh, sui giovani eh, e ci muoviamo in, in diverse direzioni. Innanzitutto gli strumenti, sviluppiamo sempre nuove soluzioni e funzionalità legate alla sicurezza, dopodiché attraverso cerchiamo di accrescere negli utenti la conoscenza di questi strumenti eh, di sicurezza a loro disposizione e poi la moderazione molto attenta dei contenuti dove utilizziamo una combinazione sia di tecnologia avanzata e team di moderatori. Però, considerando il tema dell'incontro, soprattutto genitori e figli, è molto importante conoscere quali sono le risorse per le famiglie e anche a tutela dei, dei minori direttamente in app. Innanzitutto, nel momento delle iscrizioni, tutti devono passare attraverso la, 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 diciamo, la, la verifica del, uh, dell'età. Uh, e um, per utilizzare TikTok, come ho già detto, l'utente uh, deve avere 13 anni in su. Sappiamo che i figli mentono purtroppo, ecco perché noi uh, dobbiamo. E noi incentiviamo l'utilizzo collaborativo della piattaforma, dove da un lato sviluppiamo sempre più sistemi che cercano di intercettare i comportamenti per identificare gli account che appartengono ai. Uh, uh, ai minorenni. Dall'altro lato abbiamo introdotto uh, recentemente anche la possibilità di segnalare sia gli utenti, gli account degli utenti, sia i contenuti, questo già da, da sempre. Uh, basta premere semplicemente per un paio di secondi un pulsante uh, su, un, uh, su un account di un utente o, o un video che vogliamo segnalare e selezionare il motivo per cui vogliamo segnalare quel determinato contenuto. O un utente tra cui uno dei motivi adesso eh, l'account potrebbe appartenere a un minore di 13 anni eh, poi ci sono tantissime funzionalità già limitate eh, eh, per, eh, per l'età all'interno di tiktok per esempio per gli utenti eh, sotto i 16 anni gli account sono privati eh, di, di default quindi quando si registrano i loro account saranno Privati eh, di default. Questo per permettergli di cominciare a muovere i primi passi in modalità più, più sicura, più protetta, prima di mandarli nell'oceano incontrollato. Poi ovviamente altre eh, restrizioni per esempio gli utenti sotto i 16 anni non possono ospitare le dirette streaming, non possono accedere alla messaggistica diretta che è una delle, eh, delle funzionalità all'interno di, di TikTok eh, e eh, ci sono ulteriori limitazioni. Dove si possono scoprire tutte queste informazioni? Abbiamo un centro sicurezza molto fornito, tra l'altro c'è una sezione che abbiamo sviluppato ad hoc per i genitori dove si trovano tantissimi strumenti e tantissime funzionalità dove potete leggere, eh, le informazioni, proprio con lo scopo di conoscere meglio il mezzo, oltre ad aver sviluppato una sezione dedicata anche per i giovani, proprio con un linguaggio più, eh, più eh, utile per loro. Uh, uno degli strumenti che vorrei in, que in questo incontro sottolineare molto utile uh, per i genitori è il collegamento familiare. Si trova all'interno delle impostazioni dell'account. In cosa consiste questo collegamento familiare? Permette a un genitore di, uh, di uh, collegare uh, l'account del genitore a quello del figlio attraverso la scansione del QR code uh, e intervenire su alcune uh, impostazioni dell'account del figlio direttamente dal proprio uh, device. Per, quali, quali, quali sono queste impostazioni? Per esempio, definire dei limiti al tempo massimo che il figlio può trascorrere su, su TikTok, limitare o disattivare i messaggi diretti pur ricordando che fino a 16 anni sono già disattivati per default, restringere la visualizzazione di alcuni contenuti mh, su, uh, su TikTok, rendere l'account privato uh, mh, o pubblico, quindi decidere nel uh, momento in cui mh, crediamo che il figlio sia già pronto ad affrontare uh, uh, il TikTok in modalità pubblica, disabilitare il campo di ricerca, vi ricordate c'è la possibilità anche di, eh, di mh, mh, cercare determinate parole, hashtag o gli utenti, possiamo decidere con i genitori all'inizio di disabilitare questo campo di ricerca mh, ed altre impostazioni. Questo strumento, una cosa importante da sottolineare, sottolineare, quello che ha detto anche Bianca prima, non è uno strumento di... Di, eh, di spionaggio. Uh, questo è uno strumento di dialogo. Perché qualsiasi cosa facciamo, noi dobbiamo eh, dialogare con i figli. Spesso sono loro a insegnarci qualcosa nel mondo digitale, ma noi dobbiamo insegnarli il pensiero critico e questi strumenti, diciamo, queste funzionalità, soprattutto il collegamento familiare, è uno strumento di, di dialogo che ci permette di definire insieme al figlio mh, o alla figlia quali sono le funzionalità eh, accessibili per loro adesso, quali lo diventeranno dopo con il passare del tempo. E un'altra guida che abbiamo già inoltrato eh, agli organizzatori, che ne riusciranno poi a condividere con tutti voi, mh, molto utile, eh, la guida che abbiamo sviluppato l'anno scorso con l'Unione Nazionale Consumatori, eh, che si chiama Proprio Insieme alla Scoperta di TikTok. Eh, ed ha, ha Presente all'interno, oltre alla prefazione dell'Avvocato Massimiliano Dona, il Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, anche... Uh, la, la psicologa Maura Manca ha collaborato uh, a questa guida uh, e, uh, come vedete, ci sono alcuni uh, screenshot di, di questa guida che potete scaricare direttamente da, dal sito dell'Unione Nazionale dei Consumatori o uh, da, uh, dalla sezione per i genitori nel centro sicurezza di TikTok. Si spiega co che cos'è TikTok, il glossario, quello che vi ho raccontato adesso, quindi, magari qualcuno dei vostri conoscenti non è riuscito a partecipare potrà adesso anche da solo prendere. Quali sono tutti gli strumenti in funzioni per un ambiente sicuro? Ci sono anche gli interventi di alcuni creator, le persone che utilizzano la piattaforma eh, più frequentemente. E alla fine, quello che dico, stampate e appiccicate al frigo, eh, un, un, un va de di dieci semplici passaggi eh, da, da seguire, eh, da ricordarsi, per accompagnare il proprio figlio nel viaggio digitale. È una cosa assolutamente importante, perché loro hanno bisogno di noi, così come li accompagniamo nel parchetto, li dobbiamo accompagnare anche nel, nel viaggio digitale, eh, su questo eh, anche Bianca ha già speso abbastanza parole dove si trova come vi ho già detto all'interno del centro sicurezza per i genitori nella sezione per i genitori troverete un link dove potete scaricare comunque vi verrà mandata anche con, con, con da, dagli organizzatori vi ringrazio rimango a disposizione ovviamente alle domande uh, per le domande uh, e uh, buon viaggio insieme Grazie mille Irina. E intanto recupero due domande per Bianca. E vi chiedo scusa, ma ci sono tantissimi messaggi, quindi ci ho messo un po' a, a ricostruirle. E ce ne sono tante, come abbiamo detto non riusciremo a rispondere a tutte, ma una è stata ricorrente, perché eh, TikTok dà come limite di iscrizione 13 anni, ma eh, c'è chi questo limite lo aggira e quindi ci sono arrivate richieste sia da genitori che da docenti che dicono "Ma eh, se io ho qualcuno che ha meno di 13 anni e che vorrebbe tanto averlo perché vede i compagni che ce l'hanno, eh, cosa devo fare? Come Oh, ci fermiamo un attimo, allora eh, Ilaria ci senti? L'assessore Cavo Vi sento ma seguo, tranquilla, mi fa piacere seguire un pochino, poi Perfetto. se volete intervengo, intanto saluto te e ovviamente tutti i genitori che si sono collegati, so che sono tantissimi, oltre 800, grazie davvero perché vuol dire che grazie ovviamente a TikTok, eh, grazie all'ordine degli psicologi, grazie a tutti, vuol dire che l'iniziativa era sentita e quasi dovuta, eh, quindi... Bene così, ascolto ancora un attimo e poi magari facciamo la, la chiusura insieme. Mi fate, se avete piacere, anche un po' di riassunto di tutto quello che, che è accaduto o di quello che forse dobbiamo ancora fare, vista il diciamo, fatto che forse non, non, non è neanche sufficiente di una, un momento soltanto. Prego, non voglio rubare minuti preziosi. Vai Alizia. Sì. Allora, noi abbiamo avuto il primo intervento da, da parte di Bianca con la, il punto di vista dell'ordine degli psicologi e l'intervento di Irina che ha presentato la piattaforma e gli strumenti che hanno i genitori e ora stavamo facendo qualche domanda che ci è arrivata. Ci sono arrivate davvero tante domande, quindi le stiamo scegliendo perché non abbiamo modo di, di farle tutte. La prima domanda che stavo facendo a Bianca era, TikTok ha questo limite di età, non ci si può iscrivere sotto i 13 anni, ma c'è chi lo aggira e quindi ci sono sia docenti che genitori che ci hanno... Chiesto cosa fare quando un ragazzo viene a dire, ma se lui ce l'ha lo voglio anch'io, perché lui sì e io no, visto che l'età è la stessa, eh, cosa è giusto fare? Ok, allora questa è, è molto in effetti molto ricorsiva come domanda, le risponde in due modi diversi. Il, il primo è quello, e credo in questo credo davvero, di, di provare a ricondurre quando abbiamo domande sul digitale, ricondurre quelle domande a un'esperienza analogica affine. Perché può essere molto utile poi per capire come comportarsi. Il ehm, voglio avere anche io TikTok perché ce l'hanno tutti è esattamente come dire voglio avere anche io quella giacca o quel paio di scarpe perché ce l'hanno tutti. Poi ovviamente TikTok non è un paio di scarpe, questo è evidente. Eh, però il meccanismo alla base è lo stesso. Come dicevo in apertura, c'è tante volte un bisogno eh, molto forte di sentirsi parte no? del gruppo di pari e quindi anche di essere accettati o accettate, che ovviamente se tutte o tutti sono su TikTok ci devo essere anch'io, perché sennò mi sento tagliata fuori. Sarebbe un po' come dire, ok, non ti faccio andare al, al parco dove ci sono sempre tutti i tuoi amici e le tue amiche, eh, perché non puoi andarci. Come fare? È utile spiegare il perché, che è una cosa che come genitori si fa sempre molto poco, cioè spiegare il perché delle scelte. Cioè, eh, se hanno 13 anni sono anche sufficientemente 12, 10, 12, ecco, prima dei 13, ma iniziano ad essere comunque sufficientemente grandi per comprendere anche il perché delle vostre scelte, soprattutto se spiegate con un linguaggio adeguato. Um, quindi, come magari spiegate il perché del non comprato un paio di scarpe, una giacca o altro, potete spiegare anche il perché non volete uh, che utilizzino TikTok. Questa è una prima possibilità. Um, ovviamente uh, a quel punto le motivazioni devono, faccio un po' questa provocazione, devono reggere, nel senso che loro poi saranno anche molto bravi, molto bravi a cercare di minarle. Quindi... Eh, però in questo si può creare proprio un dialogo e comprendere anche perché vogliono stare su TikTok, magari viene fuori che la loro, la loro voglia è perché vogliono ballare e allora l'alternativa potrebbe essere magari un corso di danza, ora banalizzo, però in realtà eh, fino a un certo punto perché tante volte i bisogni poi ci sbloccano le situazioni. Detto questo, la, la seconda opzione è anche quella di eventualmente se avete voglia, aprire un, un, un profilo voi, come adulti e adulte, utilizzarlo insieme, iniziare utilizzando, utilizzandolo insieme. E, a quel punto è un po' come quando magari si inizia ad utilizzare WhatsApp quando sono piccini all'asilo, all'elementare, per parlare con i propri compagni di classe, ma si fa attraverso il telefono dei genitori. Grazie Bianca, passo a una domanda a Irina perché ci sono tantissime domande, ma una domanda è se TikTok controlla eh, le challenge, i contenuti che possono essere pericolosi e inappropriati, quindi il controllo che effettuate. Assolutamente. Allora, uh, su TikTok, come dicevamo, è la priorità assoluta la sicurezza. Quindi, i contenuti che promuovono o esaltano comportamenti pericolosi o, o dannosi sono seriamente vietati proprio dal nostro regolamento e prontamente rimossi, al fine di evitare che diventino virali in piattaforma. Inoltre uh, blocchiamo gli hashtag uh, e ricerche affini in modo da scoraggiare anche gli utenti dalla partecipazione o dalla condivisione di questi hashtag. Ovvio, uh, inutile dire che uh, pretendere che potremmo catturare tutte le istanze, però cercheremo sempre di migliorare questi sistemi, cercheremo di dare sempre gli strumenti a disposizione, oltre ai nostri strumenti, per, eh, come, se ci sono i genitori che sono molto interessati all'argomento potranno leggere tantissime eh, relazioni sulla trasparenza che noi rilasciamo eh, periodicamente, dove ci, di, eh, rilasciamo esattamente quanti contenuti sono stati, stati rimossi per, qual, eh, per qualche motivo, ma credo che i eh, genitori in questa in questo incontro interessa soprattutto sapere che l'impegno è costante, la moderazione è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza soste e le linee guida della community, ovvero le regole che stiamo chiedendo agli utilizzatori di utilizzare, vengono anche aggiornate costantemente perché si evolve anche il comportamento e dobbiamo accompagnare l'evoluzione di questo comportamento. Però noi facciamo la nostra parte. Quello che anche chiediamo come dicevamo anche la collaborazione da, da parte di, uh, di dell utilizzatori della nostra quindi da parte della community se vedono uh, il il video o l'account uh, che fa l'utilizzo distorto della piattaforma che magari non siamo riusciti a catturare uh, uh, subito a questo punto c'è la possibilità di segnalare e interveniamo in modo molto veloce per rimuovere questi contenuti dalla piattaforma. Sì, Irina, continuo l'alternanza, eh, avete citato sia te Bianca che Irina l'autenticità ed è una parola che ha colpito i genitori perché in tanti hanno chiesto qualche parola in più sull'autenticità, quindi se per favore ce la, ce la dedichi ecco. Ok, certo, volentieri. Ehm, allora, proverò a essere no, cioè, sarò sicuramente sintetica nel senso che è un tema come accennavo prima che si ap apre a moltissime riflessioni. Um, quello che, che si vede spesso, come dicevo prima, è il fatto che tante volte il digitale è sì una maschera, nel senso che eh, io attraverso il digitale posso fare determinate cose senza essere scoperta da un lato. Quindi, pensiamo anche a, a tutte azioni anche, eh, offensive nei confronti di altre persone, commenti attraverso nomi, nomi finti o profili fake, eccetera. Ma una maschera anche perché io posso indossare una maschera e quindi essere qualcuno che non sono, no? o sperimentare anche parti di me. E qui arriviamo all'autenticità intesa appunto come eh, com all'interno del, del digitale: nel senso che i social permettono comunque di. Sperimentare parte di sé che magari non si ha il coraggio di sperimentare eh, offline e quindi eh, si permette di fare un'esperienza di un sé, come si dice in psicologia, di un sé più autentico tante volte. Questo non vuol dire che offline nel mondo analogico questo non sia possibile, è ovviamente possibile essere autentici nel mondo analogico, però tante volte costa, eh, costa fatica. Anche qui io faccio un po' sempre una metafora, un, sì, un richiamo a quella che è l'esperienza analogica. Um, Sicuramente anche nella vostra esperienza a scuola c'era chi era alternativo, metallaro e così via. Di solito ero, ti dovevi comprare un guardaroba, comunque dovevi crearti un guardaroba, ascoltare determinata musica, eh, comportarti anche in un certo modo che faceva parte un po' di, quel, di quella categoria, in qualche modo, se vogliamo. Oggi invece grazie ai social tu puoi sperimentare in maniera molto più veloce. E puoi anche essere eh, te stesso o te stessa perché non sei in un ambito ristretto, quello della scuola, dove se sei te stesso o te stesso puoi essere stigmatizzato, preso in giro, ma sei all'interno di una platea potenzialmente globale dove la diversità eh, è molto maggiore e quindi diventa a quel punto normale diventa normalità e quindi dove anche quella che è vista magari a scuola per la tua diversità, per come è vista a scuola come diversità online potrebbe essere vista come normalità e quindi tu potresti trovare comunque tutto un supporto e anche un riconoscimento che non, non trovi magari nel tuo mondo analogico. Quindi in questo il digitale ti può spingere a essere più autentico, più autentica. Grazie, direi che eh, possiamo dare la parola al nostro creator per continuare a esplorare la piattaforma da un altro punto di vista e poi andremo a concludere con ancora qualche domanda. Buonasera a tutti, mi sentite? Innanzitutto Sentiamo. grazie per, per l'opportunità di, di essere qua con voi. Io sono Edmond, uh, the cool professor sulla piattaforma di TikTok. Sono un americano uh, da qualche anno in Italia. Mi sono uh, sposato con una italiana e siamo, ci siamo trasferiti qua qualche anno fa. E praticamente uh, sia per lei che con tante conoscenze, uh, conoscenze che mi sono fatto, con tante persone con chi parlavo, ho realizzato che l'inglese Faceva quasi paura a tanta gente e mi era un po' stupito. Dunque, avevo già in mente questa idea di, di aiutare, di ispirare a, a, a imparare l'inglese. Poi, il timing è stato perfetto con, uh, con TikTok per me, che mi ha dato una, una, una via, un'opportunità per combinare quella idea con un formato molto accessibile e divertente. Um, Essenzialmente ho iniziato con insegnare l'inglese, più o meno dico insegno l'inglese con leggerezza, quello è il, il, il motto. Dunque l'idea era di, di, di insegnare con leggerezza e, e divertirsi e la piattaforma di TikTok ti permetteva di farlo in poco tempo, in 15 secondi, dunque in un modo um, digeribile, facile e, e anche divertente. Ho sempre imparato io meglio quando c'era meno pressione e più leggerezza dunque è una cosa che voglio condividere per me è importante l'inglese per i giovani per tutti eh, perché ovviamente sa, sa conoscere altre lingue parlare altre lingue conoscere altre culture ti possono aprire la mente eh, le opportunità eh, dunque eh, ho iniziato e è andato a buon fine, era, era un'esperienza anche molto divertente per me perché eh, l'account cresceva abbastanza velocemente e, e ho, avuto, ho avuto tanto feedback. Eh, iniziando a concretizzare tutti i miei progetti o i miei video sotto un hashtag impara con TikTok, di quale abbiamo già parlato stasera, ehm, dove si può scoprire che c'è tanto da imparare pure su TikTok. Eh. Dunque sono, sono felice di fare parte di, di, quest, di questi creator perché influencer l'abbiamo sentito la parola è creator e creator io penso un po' più adatta alla piattaforma di TikTok perché veramente chiede dalla persona al creator di creare e di comunicare in una in un modo che, 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 la sua, che il suo pubblico capisce o okay, che coinvolge il pubblico. Come abbiamo parlato e sentito Bianca um, dire qualche minuto fa, l'autenticità è molto importante. Dunque, um, combinare tutti questi elementi uh, ti dà il risultato, uh, spesso che, che la gente reagisce in modo positivo. Um, chi mi segue Ho una varietà di, di... perché la, 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 la supposizione è che la TikTok spesso è per bambini di 12-13 anni e abbiamo visto stasera che diciamo che inizia di là e va in su. Eh, conoscendo anche la piattaforma americana di TikTok, vedo che lì è un mondo molto aperto che vedo anche che l'Italia si sta aprendo di più che è per tutti, come Irena ha menzionato, ci sono varie età, varie personalità, c'è di tutto su TikTok. Dunque, ehm, offre veramente una, una varietà interessante. Um, mi hanno dato un feedback. Praticamente, eh, sentivo tantissimo, ho, ho imparato più con te che a scuola. E penso che questo uh, tratta del tema un po' che, che l'inglese è sempre stato un po' un peso uh, psicologico quasi, e, e che, 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 che l'inglese tipo ripresenta anche questo dragone uh, un po' pauroso, però, infatti possiamo cambiare l'approccio e vedere che con leggerezza uh, arriviamo anche a. Gli stessi risultati o, o le risultati desiderate um, cosa vi voglio dire scusate finisco con una frase uh, io sono essenzialmente qua per voi genitori per se avete qualche domanda iniziate a farle così posso rispondere uh, ma voglio dire che la piattaforma mi piace tantissimo è un'opportunità per essere creativo come tutto nella vostra vita e, e comunicazione con i bimbi, un dialogo familiare importante. E poi non c'è una ricetta unica. Uh, conoscete bene i vostri bimbi, uh, bambini, uh, sapete, ci, ci sono bimbi con dif esigenze differenti, dunque dobbiamo un po' capire... <ride> Ho visto il gattino, mi ha fatto ridere. Um, non me lo aspettavo. Capire un po' qual è la, la soluzione perfetta per ogni famiglia, no? Però il dialogo familiare è sempre importante. Uh, ecco, non so se avete qualche domanda o posso aggiungere altro, fatemi sapere. Io una domanda ce l'ho: chi ti ha detto che impara di più l'inglese con te a scuola è un giovane, quindi un giovane che ha eh, anche dei giovani che hanno deciso di usare TikTok per imparare. Sì, ma anche lo, scrivevano, lo scrivevano anche al passato, del, del, parlando del passato, no? de, della, in, tra virgolette, trauma della maestra troppo severa di inglese da, da un, de, di un tempo fa. Eh, dunque, eh, ma vedendo un po' le, le risposte che ho sia su uh, TikTok che su altre piattaforme, che c'è una varietà di età, molto grande per che mi seguono da, da professionisti a, a, a bambini praticamente o giovani grazie e, intanto io ringrazio irina perché stanno arrivando un sacco di domande specifiche lei sta rispondendo a tutte dando le informazioni qualcuna eh, la condividiamo perché Può essere utile? C'è chi segue i figli da più tempo, quindi chiede se quella della, del profilo dei minori di 16 anni privato è una novità e perché prima non gli risultava, insomma, ha avuto magari il ragazzo con il profilo aperto e Irina ha confermato che è una novità. Ha, ha segnalato anche che lo stesso eh, genitore può. Nel caso abbia più figli, avere questa funzione di controllo su più di un figlio in modo da poterli seguire tutti. Quindi, eh, grazie perché ci stai dando delle, delle risposte che sono semplici, che però aiutano i genitori che hanno eh, domande e dubbi pratici a, ad affrontarla. Anche, anche i genitori scrivono: Grazie. Non sono. Arrivate domande per te, Edmund? Ma se hai una frase ancora da lasciarci, la ascoltiamo. Uh, sì, praticamente con questo discorso della sicurezza. Um, mia figlia è ancora troppo giovane per TikTok, però ho iniziato a parlargli di, del. Vi um, oh, faccio sempre un esempio: tu puoi uscire di casa, aprendo la porta, scendere la scala e andare al supermercato, potresti, però. Siamo ancora a un punto di vita tuo dove è meglio che lo fai con l'adulto. In teoria potresti, però è un mondo ancora da navigare e hai tanto da imparare. Dunque è un po' così che le faccio capire che il mondo digitale, come diceva Bianca, non è un, motto, un, un, un mondo finto, è come il uh, mondo attuale, vero, reale. Dunque è sempre quello. Dico sempre così: uh, per farvi capire a mia figlia, non andresti da sola, forse fare un gironcino da, da sola. Dunque, la stessa cosa. Possiamo fare con i, i social e l'internet in, in generale. Grazie. Ilaria, vuoi dire qualcosa o leggiamo ancora qualche domanda? Facciamo ancora, Facciamo ancora qualche domanda. E... Magari, magari Alice, scusa, rispondo. Faccio più veloce, magari rispondere direttamente anche qua. Sì, sì. Uh, sì, ho una domanda, ma no, i ragazzi non guardano questi argomenti e i per te li trattengono sempre sullo stesso argomento. Uh, in realtà uh, probabilmente la domanda si riferisce al, eh, riferisce al fatto, mh, quello che avevo detto io prima, uh, il mio feed, ovvero il per te i video che vedo io saranno diversi da quelli che vede Alice eventualmente perché Alice ha altri interessi. E uno dei genitori dice che probabilmente i ragazzi non guardano tutti questi argomenti, quindi eh, gli argomenti di, eh, di apprendimento che abbiamo condiviso o uh, altri, altri temi in realtà lasciate, uh, lasciate spazio alla scoperta nel senso sono sicura che anche se voi affiancate i vostri figli eh, e chiedete io ho una figlia ancora non l'età di TikTok e eh, non lo sta utilizzando ma quando la, la utilizziamo insieme guardiamo insieme scopriamo insieme tantissime cose quindi anche un modo di capire i gusti del proprio figlio mh, e trainare diciamo educare questo feed mh, vedendo altri contenuti che vengono proposti in in continuazione, perché quello che vediamo oggi non sarà uguale a quello che vedremo domani. Quindi la scoperta è una parte molto importante dell'esperienza all'interno di TikTok. Guardiamo insieme, eh, dialoghiamo eh, e in questo modo anche il feed prenderà una forma diversa. Grazie. Io non, non dicono se è stato anche grazie a te, però abbiamo la testimonianza di alcuni genitori che dicono che dopo che i loro figli hanno cominciato a usare TikTok, hanno migliorato moltissimo il loro inglese perché l'hanno trovato un modo eh, divertente, non imposto e quindi eh, efficace. Posso dire una cosa? Assolutamente. Solo per dire che sì, infatti, uh, io ci sono su TikTok a insegnare l'inglese perché siamo diventati tanti a insegnare l'inglese. Dunque. E' è anche bello questo, che sta crescendo tutta una comunità che offre forse aspetti diversi all'esperienza, però sottolinea il valore di un hashtag come impara con TikTok, che non solo eh, il, il pubblico può tipo, sta creando una, una, una piattaforma dove possono imparare in un modo diverso, divertente e non, non troppo ripetitivo. Ecco. Grazie. Bianca, un'altra domanda per te. Volendo. Abbiamo parlato di come i ragazzi usano questa piattaforma per esprimere la loro autenticità e sperimentare, facendo anche cose che magari nella vita reale avrebbero paura di fare perché temono i giudizi altrui. Però a volte anche nella piattaforma ci sono dei commenti che non sono proprio gentili. Quindi eh, come possiamo gestire, aiutarli in questo? Mm -hmm. Allora... Eh... Non so se fosse il tuo o nel commento il mondo, vir il mondo virtuale, ma ehm, appunto ritorno sul, su, anche sul parlare di mondo, di mondo digitale no? piuttosto che, che, che di mondo virtuale. Detto questo, ovviamente i social sono abitati da persone e eh, le persone ne determinano poi in qualche modo eh, l'utilizzo positivo o negativo che se ne fa cioè togliete, i social dalle persone, non rimane to togliete le persone dai social non rimane assolutamente niente, sono scatole vuote poi a quel punto. Ehm, ovviamente esporsi comporta rischi, ma questo ovunque, non solo, su, non solo online, nel momento in cui prendiamo posizione, nel momento in cui ci esprimiamo e ci esponiamo. Eh, Dobbiamo essere in qualche modo pronti a, quello, a, a critiche o, o elogi che riceviamo. Questo ovviamente è molto chiaro per persone adulte che sanno valutare i rischi e sanno valutare anche le situazioni e sanno anche ponderare eh, i riscontri anche negativi che ricevono. È molto meno ovvio per bambini e ragazzi eh, bambine, ragazze che non hanno ancora l'età magari per comprendere. Questo qui torna un po' il ruolo del genitore come, come guardiano, guardiana, nel senso che è proprio il ruolo eh, di, chi, di chi educa, insegnanti anche, del cercare comunque di mh, far comprendere che eh, una volta che ci si espone si può anche ricevere. Eh, critiche e, e bisogna essere in qualche modo pronti. Qua ci sono varie, mh, vari trucchetti da un certo punto di vista, nel senso che con, ehm, sempre, io parto sempre dall'idea che sia necessario spiegare e cedere in, nelle spiegazioni piuttosto che peccare di spiegazioni. Quindi mh, sicuramente far comprendere il processo anche con cui okay, io mi espongo, quindi se mi espongo più persone mi vedono, se più persone mi vedono... Possono anche però criticarmi, quindi questo per un adulto è banalissimo come discorso, potrebbe non esserlo per un ragazzino o una ragazzina di 11-12 anni o 13-14 che siano. Detto questo, eh, può essere anche quello di proteggersi in qualche modo dai commenti negativi, cioè non andare a leggere i commenti. Eh, tante volte sia online anche per leggere i commenti, nel senso che si producono contenuti per poi sapere che cosa ne pensa il pubblico. Ma eh, io seguo ad esempio dei content creator ehm, in generale su diverse piattaforme che esplicitamente dicono che loro i commenti non li guardano volutamente, perché eh, nel mondo un po' di, di chi crea contenuti eh, si sta tante volte che arriva di tutto, arriva anche tanta, tanta spazzatura e tanto anche, tante anche offese, e quindi come dire, mh, preferi, si preferisce non, proprio non guardare a quel punto. Cioè ognuno può avere la sua, un po' la sua strategia, come adulti credo che sia fondamentale accompagnare, e, e, e di nuovo ricondurre sempre a un'esperienza analogica, esattamente come si arriva a scuola, quando magari si ci si è, ades, mh, la ragazzina o il ragazzino si, si è riuscita a far regalare il paio di scarpe che gli piacevano, arriva a scuola e tutti lo prendono in giro per quel paio di scarpe. Ecco. È sempre un po', credo che il parallelismo con l'analogico aiuti sempre. Grazie Bianca. Ne faccio un'altra domanda a, a Irina, e la domanda è: I ragazzi visualizzano, e in generale il pubblico, solo le tipologie di video per cui hanno mostrato interesse, oppure possono anche essere, diciamo, raggiunti da contenuti altri e quindi avere, per esempio, l'occasione di vedere il video degli uffizi, anche se non ha mai interagito con niente di culturale? Sì, ottima domanda. Allora, eh, il, eh, come funziona l'algoritmo di TikTok, eh, la, mh, la sezione per te? Eh, in realtà ti, viene proposta, eh, ti, ti vengono proposti video in continuazione, eh, anche quelli che sono, diciamo, diventati più popolari o giudicati mh, più interessanti, mh, virali, da, dagli altri utenti. Quindi, Uh, siamo molto attenti a non creare quell'effetto bolla dove se io guardo soltanto gli animali mi vengono proposti soltanto gli animali. Anzi, se io espresso il desiderio per il color rosso, parlando così di pantone, mi verranno proposti anche video complementari, color verde. Poi uh, sì, avrò anche video color rosa uh, o di diverse tonalità, ma sicuramente mi verranno proposti anche nel mio feed anche diversi contenuti. Un aiuto anche ai genitori eventualmente a suggerire alcuni contenuti, uh, per esempio. Uh, Uh, cercare insieme uh, gallerie degli uffizi ormai avete scoperto questo account bellissimo e quindi potete anche digitare semplicemente uffizi nel motore della ricerca di, di, di TikTok uh, o potete uh, mettere in par con TikTok uh, e vedere hashtag e cominciate a vedere tutti questi contenuti di apprendimento e il sistema comincerà a proporre cominciate a seguire per esempio se cominciate a seguire il, le gallerie degli uffizi uh, vi verranno proposti sempre di più contenuti in questa in questa direzione per esempio io seguo anche l'account uh, uh, letterario, l'account dei, dei ballerini professionisti, mh, e uh, vedo che non soltanto nel mio feed trovo soltanto questo e basta. Mh, a volte anche magari c'è un aneddoto molto popo popolare in voga mh, in, in, in questo momento, e lo vedo mh, nonostante magari non, non abbia mai espresso eh, l'interesse particolare verso mh, quella tematica. Proprio la bellezza di TikTok, proprio quella la, la scoperta continua, eh, non soltanto nella direzione in cui avevo eh, già inquadrato o dato tra virgolette l'input iniziale spero di aver risposto assolutamente grazie scusate ma state scrivendo tantissimo quindi sto cercando e questa la faccio a, a entrambe, così vediamo i due punti di vista e dice ma eh, cosa dire, cosa fare con chi si iscrive a TikTok e comincia a fare video con la speranza e con l'idea, il progetto di diventare famoso? Irina parti tu, parto io con preferisci. felici. Vai, vai dal punto di vista psicologico, poi racconto di, dal punto di vista di, di TikTok, anzi lì è Edmond, più da Edmond che potrà dire come diventare famosi su TikTok. Esatto. Beh, allora, dal mio punto di vista sono sempre un po' le professioni ideali, no? Che cambiano rispetto ai tempi. Eh, quando ero ragazzina io c'era sempre il discorso calciatore, la, il topico calciatore velina, no? Che, che era un po' strainflazionato. No, ehm, ovviamente c'è stato il periodo youtuber, adesso c'è molto in effetti il discorso tiktoker. E, ehm, ovviamente io quello che consiglio è sempre provarci, cioè scontrarsi delle volte anche con quello che è un po l'esame di realtà come si dice in psicologia nel senso che non è per nulla semplice eh, ci sono casi di persone che eh, magari eh, vengono in qualche modo anche travolte da una popolarità eh, non calcolata non, magari anche tante volte non cercata così attivamente eccetera però tendenzialmente non è semplice arrivare a eh, farne il, il proprio in qualche modo il proprio, la propria professione il proprio lavoro eh, sicuramente si può fare Uh, ci vuole moltissimo impegno e perché, come qualsiasi altro lavoro, ci vuole studio, ci vuole impegno, ci vuole dedizione. Quindi io uh, di solito a questo rispondo con di, di, di provare anche a, far, a farlo fare alle, ai propri figli e alle proprie figlie, perché poi si scontreranno anche con la difficoltà nel riuscirci e magari questo invece li spronerà ad andare avanti. È un lavoro come un altro, oggi i lavori stanno cambiando. Le, le, le statistiche ci dicono che i bambini e le bambine che, si che sono elementari oggi, eh, per la maggior parte, faranno lavori che ancora non esistono. Per cui anche questo, assolutamente, un, può essere un, un lavoro la testimonianza anche eh, di Edmond lo, lo è stata, no? nel senso l'ha mostrato questo. Quindi, eh, ecco, dal lato mio, mi sento di dire questo. Prego, Irina. Sì, sono, sono, sono d'accordo, anzi, grazie per questa, questo punto di vista molto professionale. Uh, allora, uh, noi non, li, non chiamiamo internamente i nostri creator influencer anche perché per noi la parola è creator, perché loro creano qualcosa. La creatività è un aspetto fondamentale della piattaforma e vi garantisco, come dicevamo prima, non è così semplice concentrare in queste forme brevi, da 15 a 60 secondi, un concetto. Ci vuole l'impegno, ci vuole anche la, la certa creatività, e quindi se. Se eh, vediamo che c'è la naturale predisposizione per l'utilizzo di questa creatività, l'unica cosa che mi, mi, mi sento da consigliare è di accompagnare eh, i, i nostri figli, soprattutto mh, nel momento in cui loro cominciano a muovere i loro primi passi in questo viaggio digitale, insegnando a loro quel pensiero critico. Vedevo tantissime domande anche sul il perché eh, il limite è impostato a 13 anni: eh, perché, perché ci sono contenuti di un certo tipo? No, semplicemente perché un bambino. Di 9 anni non ha ancora la consapevolezza dell'utilizzo del mezzo digitale come potrebbe avere una persona più, più adulta. Ecco perché c'è un limite di, di tempo, di diciamo di età, eh, ed è importante sottolinearlo: importan importante dire no, perché anch'io, la bambina di 11 anni, che continua a dire mamma telefono, mamma cellulare, mamma TikTok, no quando arriverai all'età giusta decideremo insieme, ti spiegherò il perché però i no aiutano a crescere effettivamente, quindi a certe volte noi come anche come genitori dobbiamo uh, imporci. Leggevo anche uh, un, un po' di domande su, sul, uh, sul, um, sul fatto che potrebbe diventare uh, un uh, addicted, come si dice in italiano non, non, uh, lo, lo strumento uh, in realtà ci, eh, dipende, gra, grazie mille Bianca, in realtà ci gli strumenti um, all'interno di tiktok quello che avevo anche sottolineato prima che si possono, uh, possono attivare uh, si possono attivare attraverso il collegamento familiare o direttamente dall'account del figlio uh, impostare il limite del tempo massimo che un, un figlio può trascorrere in app e definire insieme perché di questo tempo massimo perché magari vogliamo che tu faccia anche altro nella vita quindi sempre nel dialogo che riusciamo a crescere insieme uh, e il reverse mentoring quando loro ci insegnano Qualcosa sul digitale mentre noi le insegniamo mh, i, i, i passi che devono muovere nel, nella vita eh, è, un, è un fondamentale, fondamentale per eh, lo sviluppo sano eh, di, dei nostri figli. Si sì, rispondo un attimo, pure io ehm, per, per continuare con quel concetto di imparare tramite insegnare. Tipo i vostri bimbi, se devono concretizzare le loro idee, pensieri, balletti, eccetera, facendolo in un, un modo che, che il pubblico reagisce, tipo una... Allora voi, adesso mi aiutate voi, skills, come si dice in italiano, sono delle... Competenze. Competenze che saranno comunque super utili, come ha detto Bianca, per dei lavori che non esistono neanche ancora. Però questo tipo di, 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 di capacità di comunicare e di, di insegnare, impari tanto quando insegni una cosa, come ho, come ho fatto quest'anno. Eh, TikTok ha una possibilità, ti dà una possibilità unica di, di diventare virale, eccetera, perché il, con, il contenuto vince. Se una cosa piace, può facilmente re, re, reach, come si dice, uh, arrivare a tanta gente. Però per crearne un, un lavoro, una vita, una carriera, è molto impegnativo, nel senso che la consistenza è molto importante e creare sempre contenuto che essenzialmente stai creando, provando di creare un valore. Dunque non è una cosa che fai necessariamente facilmente così, senza pensare. È impegnativo, però anche questo impegno ti fa, fa, può essere utile ai bimbi di capire che le cose... Tipo non è, non è tutto facile e poi applicandosi e, e con un po' di, di dedicazione puoi arrivare anche a fare delle cose interessanti. That's my two sense. Grazie. Posso aggiungere anche un'altra cosa qua perché ho sentito appunto da Edmond parlare della viralità e spesso la parola uh, spaventa i genitori, uh, allora qui uh, un concetto molto importante da passare uh, ai propri figli, è vero che da un lato uh, la piattaforma uh, come TikTok è molto democratica dove effettivamente anche se tu hai poco seguito i tuoi video qualora fossero veramente interessanti per, per gli altri possono diventare virali, da un altro lato ti dà tutti gli strumenti soprattutto questo dico ai genitori per tranquillizzarli. Per Controllare la propria presenza uh, su, su TikTok, che sia la modalità privata o modalità pubblica, un utente può intervenire su ciascun, anche su ciascun video. Se io utilizzo la piattaforma in modalità pubblica e decido che magari creo un video, ma non voglio condividerlo con tutti, uh, lo voglio ottenere per me, posso decidere e impostare questo video come visualizzazione solo per me o per i miei amici. Uh, se io utilizzo, come per esempio, il mio utilizzo personale, ma perché uh, io uh, sono sovietico. Eh, di conseguenza la, la privacy per me eh, è un concetto molto importante eh, fin, fin da quando sono, eh, sono nata. Eh, io utilizzo in modalità privata eh, tutti i social in realtà, mh, non condivido tanto fuori e quindi eh, io, mh, i video che io creo rimangono soltanto per me eh, e non, mh, non sono condivisibili con, eh, con nessun altro. Però mh, è importante il ruolo dei genitori e spiegare le conseguenze di, mh, di questo viaggio, di questo video che eh, alla fine se viene postato in modalità pubblica eh, tu non hai più un controllo di questo video perché viaggia viaggia non all'interno di tiktok viaggia al di fuori di, di tiktok ec ecco dove noi li dobbiamo accompagnare e parlare delle conseguenze delle potenzialità quindi non spaventare come dicevamo ma interessarsi capire ma darle anche le informazioni giuste cosa è giusto cosa non è sbagliato eh, e il primo passo è quello che noi stiamo facendo insieme mh, oggi adesso in questo momento interessarsi allo strumento, interessarsi a, a, alle varie funzionalità all'interno dell'app e questo è molto eh, molto lodevole eh, e veramente complimenti a tutti quanti che fino a quest'ora sono ancora qua eh, con tanto interesse a seguirci. Bianca, domanda per te, una domanda che ricorre sempre ma la usiamo, sì. ma andiamo verso il rischio di una dipendenza dei ragazzi, cosa possiamo fare, come la gestiamo? Allora è sempre molto delicato parlare di dipendenza quando si parla di, di digitale, ma eh, perché eh, il digitale di per sé non, è, eh, non fa male, nel senso che ci sono altre forme di dipendenza, se pensiamo ad esempio alle sostanze, che possono comunque far male eh, a già una prima assunzione. Quindi già questo è, è, un po', è un po' delicato, un po' difficile. Detto questo, poi quando parliamo di dipendenza, tendenzialmente noi se parliamo di digitale ne facciamo un, un discorso di tempi. cioè ah, mio figlio, mia figlia passa così tanto tempo online, non è che è dipendente. In realtà non è un discorso di tempi, perché questo discorso presta al fianco al dire, ah, ok, allora, quattro ore non è dipendenza, quattro ore e mezza lo è. Cinque ore eh, non lo è, cinque ore e mezza sì. Nel senso che non, non possiamo ovviamente definire un quando è troppo a livello di tempo che si impiega online. Um, in, in psicologia si considerano le dipendenze eh, tali quando, soprattutto se non sono diciamo associate a sostanze ma sono più che altro dipendenze comportamentali, ehm, quando vanno a inficiare in qualche modo il normale funzionamento di una persona, nel senso quando eh, tutta quell'attività che magari i vostri figli svolgono online non permette loro di rendere bene a scuola, ad esempio. Perché eh, passano tutti i pomeriggi a giocare ai videogiochi o a stare su TikTok e quindi, poi, non hanno tempo per studiare, non vanno bene a scuola, sono distratti, sono magari agitati, sono eh, nervosi eh, e quant'altro. Eh, dobbiamo sempre osservare molto il loro comportamento. È, loro sono anche nativi digitali, quindi, per loro, il mondo digitale è un mondo come per noi è il mondo analogico. Quindi eh, dobbiamo anche stare, secondo me, un po' eh, essere un po' delicati e delicate nel parlare di, subito di dipendenza, perché di nuovo è un po' il rischio è quello poi di parlare di virtuale, no? E quindi è sempre un po' ehm, a, nessuno, a, nessuno diremmo, a nessuno diremmo che è dipendente dal mondo analogico, no? Eh, ovviamente le dipendenze online esistono, però anche a livello di proprio psicologia e psicopatologie le dipendenze sono sempre molto associate a degli strumenti. Uh, per cui esiste ad esempio la dipendenza da gioco da gioco online, da, da, da pornografia, nel senso che ne esistono, ma molto specifico. Una generica dipendenza da internet, um, non è in realtà, poi, alla fine, almeno nel, nel manuale diagnostico di maggior utilizzo, che uh, vabbè cito, ma giusto per conoscenza, anche se è un po' tecnica la cosa, il DSM, non viene in realtà riconosciuta in quanto tale, è sempre molto verticalizzata su determinati argomenti. Quindi um, L'equilibrio la, la fa la padrona sempre, alternare sicuramente con attività analogiche è fondamentale. Il benessere digitale, che è tutto un altro grande argomento, eh, ci dice che dobbiamo avere anche momenti in cui stacchiamo dal digitale, ma eh, questo per star bene, non tanto perché sennò sviluppiamo una dipendenza. E quindi trovare anche alternative analogiche, farlo in famiglia, eh, è, è importante eh, perché dobbiamo trovare un equilibrio tra i due mondi, ecco, questo sicuramente. Grazie mille Bianca. A voi. Direi che siamo arrivati alla fine, quindi io passo la parola all'assessore, a Ilaria Cabo, che è l'assessore a istruzione, formazione e politiche giovanili di Regione Liguria, e che è la, diciamo, la madrina di questo evento. Quindi grazie che avete scritto sicuramente vanno anche a lei. Eh... Mi fa piacere questa, questa serata, questo tardo pomeriggio insieme insieme a tanti genitori. Credo che ci fossero anche un po' di docenti collegati, come sono arrivati tanti a voi messaggi come domande, ne sono arrivati un po' anche a me, devo dire. E, grazie davvero a Irina, Bianca Maria, insomma, al professore che è intervenuto. Eh, credo che sia stato un momento importante. Io l'ho preso ovviamente in corsa perché avevo. Qualche, qualche riunione da, da gestire in queste ore, eh, perché siamo, stiamo ovviamente lavorando per la ripartenza su, su più fronti, credo che questo sia importante per tutti. Però ci tenevo a, a capire proprio il, il senso di questo incontro per come lo, lo hanno potuto vivere i genitori. Una domanda mi piacerebbe farla ai genitori collegati, che io non vedo chiaramente, ma che ci sono, nel ringraziarli perché... Non era scontato, questo ci tengo a dirlo e credo che vedo Irina che annuisce, credo che siate tutti d'accordo con me. Non era scontata questa presenza e questa adesione? Perché eh, davvero, già ieri quando eh, mi era stato riferito che c'erano più di 600 adesioni, mi sembrava davvero un numero molto alto. Oggi abbiamo superato le 800. Ma questo non lo dico per dire che ah, è un successo, perché qui non è che ci sia chi vince e chi perde, non è una gara per nessuno. È la conferma di un concetto che credo si sia affermato in questa regione mi piace dirlo ai genitori mi piace dirlo anche a, a irina bianca maria per quello che state rappresentando per noi no eh, perché per noi sono eh, alleanze importanti queste per noi e per, e per i genitori che in questo momento stiamo rappresentando come regione cioè il fatto che l'orientamento è sicuramente un qualche cosa che ci sta molto a cuore e ci sta molto a cuore per quello che riusciamo a fare con i ragazzi nelle scuole a vario titolo, e a vario livello chiaramente. Ma per quello che vogliamo fare e facciamo sempre di più con le famiglie, io credo che lo scatto vero delle politiche di orientamento e di orientamenti, che chiaramente è un progetto ampio, progettiamoci il futuro, fa parte di orientamenti, orientamenti è un marchio che noi stiamo portando avanti, con grande forza con un evento di novembre, ma che ormai è diventato qualcosa che, che è sempre più presente con i webinar e con questi appuntamenti. E io credo che non, non riusciremo mai a fare un orientamento vero nei confronti dei ragazzi se non, eh, se non lo facciamo i genitori. Lo abbiamo capito qualche anno fa, con un grande evento che è stato futura. Organizzato a Genova era sul digitale, sull'orientamento al digitale, perché poi orientamento vuol dire tante cose, vuol dire orientamento agli studi, vuol dire orientamento al lavoro, vuol dire orientamento alla vita, alla società, a tutto quello che ci circonda e qui stiamo, stiamo facendo questo questa sera, quindi tutto quello che è la competenza che va oltre poi le scelte specifiche degli studi ed è più orientamento alla vita. Ma io ricordo quando abbiamo cominciato a farlo per le famiglie, ricordo già lì sotto i tendoni, che cosa aveva significato quando per la prima volta ci abbiamo caduto e l'abbiamo fatto per i genitori. L'orientamento digitale e i nuovi strumenti digitali. Lì era hardware più che software. Questa sera siamo più sul social, quindi in qualche cosa di ancora più complesso. Ma lì era, eravamo riusciti e piano 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 veramente eh, abbiamo creato questo, questo filone che io credo sia fondamentale e non riusciamo a a, a, ad andare a segno con i nostri ragazzi se non eh, riusciamo a, ad accudire bene le famiglie. E questo segnale che ci arriva questa sera, vi assicuro, per noi è importantissimo perché vuol dire che i genitori ci sono, lo sapevamo che i genitori ci sono, ma sono genitori attenti, genitori pronti a collegarsi, pronti a farlo. Con i mezzi digitali a distanza, nelle ore anche più complicate, eccetera, perché il momento è dedicato e ci vuole la cura de dei ragazzi di quello che sta succedendo. Questo è importantissimo. Questo ci spinge ad andare sempre più avanti nel progetto con TikTok. E io credo che essere la prima regione che istituzionalizza un eh, rapporto di questo tipo, che poteva essere preso in tanti modi, perché non è semplicissimo dire facciamo gli eventi con TikTok, eh, perché può anche essere, mh, eh, abbiamo sentito tanti fatti di cronaca, è facile demonizzare, no, eh, noi abbiamo fatto una scelta di campo chiara, noi dobbiamo allearci per dire quanto siano importanti questi mezzi se usati bene e in modo responsabile, insieme alle famiglie, con i ragazzi, per i ragazzi e per fare in modo che poi l'uso sia davvero finalizzato a un qualche cosa di positivo. Il momento che abbiamo davanti credo che sia un momento eh, importante, storico e delicato. Non era prevedibile, ma questo nostro webinar è proprio nella settimana della ripartenza della scuola per i più grandi, perché comunque abbiamo aumentato la presenza delle scuole superiori, ma del paese, perché comunque hanno riaperto i bar, hanno riaperto i ristoranti, hanno riaperto quei momenti anche di aggregazione per i ragazzi più grandi. E forse è il momento in cui magari lo usano un po' meno il social perché stanno un po' più insieme o lo usano e questo faccio la domanda a Irina perché poi mi fermo lo usano in maniera diversa forse ricominceranno a utilizzarlo in maniera diversa eh, rispetto a come lo utilizzavano prima ma continueranno a utilizzarlo quindi è evidente che il lockdown è evidente che eh, i mesi che hanno vissuto hanno implementato l'uso dei social e l'uso di tiktok io chiedo, è una mia curiosità, magari la è anche per i genitori, se avete pensato, stimato ehm, che cosa sarà l'uso dei TikTok con la ripartenza. Cioè, come secondo voi i, i ragazzi, i ragazzini, insomma, lo useranno ora che non saranno proprio più confinati, avranno la socialità ridotta, ma cominceranno a fare sport, rivedersi e aumentare la loro socialità, ma saranno condizionati da un uso diverso che hanno avuto adesso. Perché io non credo che i ragazzi ritorneranno necessariamente a essere quelli che erano prima dei lockdown e quindi io penso, e di questo dovremmo stare assolutamente attenti come sistema, ma lo dico anche in positivo, non, non è soltanto negativo quello che dico, però io credo che anche l'uso dei social non sarà quello che avevano prima. Quindi se voi avete, non lo so, se l'avete fatto, eh, pensate che cosa sarà l'uso del social e di TikTok in questa fase che forse sarà un po' più ibrida ma sarà anche una fase di ripartenza, quindi il virtuale, il reale come si uniranno adesso? <ride> Grazie per la domanda. Ci sarà sempre di più la contaminazione tra reale e virtuale. Uh, indubbiamente. Eh, anzi, diciamo uh, que questa situazione del lockdown ci ha portati uh, nel bene e nel male, molto più avanti rispetto uh, sull'adozione del, del mondo digitale in generale. Abbiamo scoperto anche tante opportunità che il digitale offre, cose che magari prima del della pandemia non conoscevamo. Ovvio, uh, quando torneremo e tutti speriamo di tornare alla vita normale, uh, Vogliamo che sia più bilanciato questo utilizzo, non verrà più. Uh, sovraccaricato a una parte uh, a discapito dell'altra quindi ecco dove credo che comunque la vita andrà avanti, ci sarà sempre un modo diverso di, di utilizzare la cosa che a me affascina per esempio all'interno di TikTok che è abbastanza imprevedibile l'utilizzo uh, nel senso positivo, nel senso quando qualcuno mi avesse detto magari un anno e mezzo fa che TikTok sarebbe stato utilizzato per trasmettere le conoscenze attraverso questa forma breve di video da 15 a 60 secondi, probabilmente non ci avrei creduto perché lo credevo uh, un social, come dire, molto allegro né, per passare uh, un momento di intrattenimento, passare in allegria una serata, condividere, uh, farci due, due risate. Poi mh, abbiamo visto che la community stessa ci ha portato nella direzione in cui adesso c'è la possibilità ovviamente a condividere i video di, di apprendimento senza mai sostituirci agli insegnanti, mai, perché questa è semplicemente la voglia magari di accendere il, il fuoco di, del sapere che poi saranno gli insegnanti poi a, a, a incentivare. Quindi secondo me sarà un utilizzo diverso, sarà un utilizzo bilanciato, uh, però... Con eh, la consapevolezza che molte cose si sono aperte grazie al digitale, ma vorremmo comunque tornare agli abbracci veri, non soltanto abbracci virtuali, all'interazione vera. Quindi ci sarà la contaminazione eh, di, del mondo virtuale e reale, ma i valori rimarranno sempre eh, solidi. Grazie. Irina. Intanto, visto che leggiamo le, quello che scrivono i genitori, sappiate che anche i genitori hanno risposto a questa osservazione dicendo: fanno come un po' già fanno, e video insieme, ne parleranno assieme, quindi utilizzeranno TikTok con gli amici. Questo è quello che ci hanno scritto i genitori che osservano i comportamenti dei loro figli. Allora, direi che siamo arrivati alla, alla fine. Allora, vi annunciamo che eh, il prossimo appuntamento: per, su TikTok sarà il 6 maggio. È un evento per gli studenti, la partecipazione è per le classi. Chiaramente l'invito è per le classi dei più grandi, dalla terza media in su, e anche perché è difficile avere un linguaggio che altrimenti vada, vada bene a tutti. Eh, chiaramente la partecipazione di classe, ma eh, potete farvi portavoce di questa iniziativa. L'ufficio scolastico regionale ci ha aiutato, questa comunicazione ai docenti è arrivata, però eh, magari sapere che per i genitori questo tema è importante, che per i ragazzi è importante avere il vostro punto di vista, può essere uno spunto per eh, i docenti, i consigli. Eh, D'istituto, sicuramente la scuola in questo momento ha tante cose da fare, ma eh, questa è un'opportunità che, se secondo voi è di valore, potete dare appunto il vostro eh, applauso, diciamo, a, a questa iniziativa. E in questa occasione, visto che ci è stato chiesto, verrà lanciato il contest con cui poi eh, i vincitori di questo contest potranno eh, andare a. Creare la redazione di TikTok di Regione Liguria assieme agli addetti della comunicazione. Partecipare a questo webinar non sarà un requisito di accesso, quindi, se per caso una classe non partecipa, i ragazzi comunque potranno fare il contest, però sicuramente il webinar è un buon punto di, di partenza. Io poi vi do eh, una informazione tecnica, noi domani vi manderemo una mail. Perché, come sempre, vi manderemo un questionario in cui vi chiediamo di dire come avete trovato questo incontro, se eh, avete per noi dei commenti, del, dei suggerimenti, se avete nuove tematiche che eh, pensate dovremmo andare a trattare perché eh, noi in questi eventi cerchiamo di intercettare le vostre esigenze, l'attualità, le priorità, quindi eh, ci siamo per ascoltare, ditecelo. E, e poi eh, questo è il primo webinar di questo. Ciclo primaverile, abbiamo altri sei appuntamenti legati principalmente al mondo della scuola e della formazione dedicati all'orientamento in senso stretto. Quindi la scelta della scuola verranno fatti due webinar per chi dalle medie deve eh, approcciarsi alla scelta delle superiori. I webinar sono per i genitori perché la scelta è dei figli e anche in questo caso il protagonismo deve essere loro, ma anche in questo caso il ruolo dei genitori è importantissimo. Avremo poi un webinar dedicato agli ITS, gli istituti tecnici superiori, quindi l'alternativa di formazione eh, terziaria all'università che ha delle caratteristiche molto particolari, offrono un sacco di opportunità ma sono poco conosciute, quindi noi ci mettiamo a disposizione per portarvi alla scoperta degli ITS e tre webinar dedicati invece al tema dell'inclusione un focus per la scelta della scuola superiore per i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali, un focus per i ragazzi che eh, hanno una disabilità grave e che quindi hanno delle esigenze, delle riflessioni in più da fare, e poi, di nuovo, perché è diciamo, una tematica attuale, nuova, dall'anno prossimo entrerà in funzione, in vigore il nuovo PEI, su cui i genitori, il nuovo piano educativo individualizzato per i ragazzi con disabilità, ai genitori verrà... Un, 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 di fare azioni avranno, avrete una grande responsabilità e quindi insieme all'ufficio scolastico regionale e vi mettiamo a disposizione questo approfondimento. Quindi questi sono gli eventi a cui potete partecipare voi e vi chiediamo come sempre di aiutarci ad arrivare a, agli altri genitori che, che conoscete e, e in calcio a questa slide trovate la mail a cui il team che segue, in particolare i genitori che, che gravitano attorno a orientamenti progettiamoci il futuro. Abbiamo una mail perché restiamo a vostra disposizione. Quindi ci potete scrivere e, e vi, veniamo incontro alle vostre esigenze e vi siamo vicini. Ilaria, vuoi dire ancora qualcosa? Grazie perché il programma è, è molto ricco e credo che rispecchi insomma, le esigenze che ci sono di approfondimento nei confronti dell'orientamento che dobbiamo fare con i genitori e con le famiglie. Io credo, ma ovviamente la butto semplicemente lì e poi ci rifletteremo con calma, che dopo diciamo, il flusso, le domande di questa sera, l'attenzione di questa sera, tutti i messaggi che sono arrivati... Forse dovremmo ragionare se diciamo pensare a un altro webinar o qualche appuntamento aggiuntivo con impostazione come quella di oggi, insomma, perché penso che sia un tema che davvero viene sentito come molto attuale, quindi riflettiamoci senza, ecco, né urgenza, né però penso che, che il segnale sia se è stato forte, quello che abbiamo dato noi tutti insieme, perché lo abbiamo dato tutti insieme, nessuno da solo lo avrebbe potuto fare, ecco quello che, che abbiamo fatto oggi. Cioè non regione da sola, non orientamenti da solo, non TikTok da solo, non <ride> l'ordine degli psicologi da soli, tanto per essere chiari, e però forse mh, possiamo cogliere quello che è il segnale anche che ci è arrivato come risposta chiara, importante dalle, dalle famiglie. Tutto qui, poi ci rifletteremo e, e faremo sapere. Intanto abbiamo l'appuntamento con i ragazzi il 6 maggio e poi il contest che sarà molto interessante no? per capire come, cosa ci diranno, cosa ci manderanno, cosa ci invieranno a proposito proprio di utilizzo del, di questo social. Importante che è un utilizzo virtuale, ma anche molto, molto reale. Quindi l'utilizzo misto si vedrà nel, nel, soci, nel, nel contest. Quindi. Grazie, grazie davvero. Grazie, allora buona serata a tutti e grazie mille davvero per l'attenzione. Grazie. E grazie, grazie a tutti. davvero. Anche. Buona serata. grazie, buona. grazie.